sì, il DEF è il documento, diciamo, che dà le indicazioni politiche di un'amministrazione, e ovviamente noi su questi indirizzi politici abbiamo visioni ben differenti. Già detto qualcosa sulla sanità, ma anche sul discorso, ad esempio, dell'agricoltura, dove secondo noi si dovrebbe puntare, e puntare in maniera molto più decisa, sugli investimenti per l'agricoltura biologica. E Francia e Danimarca in questi periodi stanno approvando piani per passare tutto il territorio ad agricoltura biologica al 100%. Noi ci siamo trovati in difficoltà con i primi bandi del PSR, dove la richiesta per l'agricoltura biologica era così tanta che non avevamo sufficienti stanziamenti. Poi si è cercato di mettere una toppa, ma l'indirizzo deve essere, secondo noi, molto più forte e molto più diretto. Si parla del FEAMP e si parla dei FLAG, come se ce ne fossero diversi, e in realtà vediamo poi come andrà chiuso il bando, e a me risulta che alla fine ce ne sia solo uno. Perché? Perché alla fine cerchiamo di fare sempre un unico contenitore dove ci stanno tutti, e poi si divide la torta, senza una reale competizione. Si è parlato del potenziamento di Atersir, ma il potenziamento di Atersir noi ancora non l'abbiamo visto, e vediamo come le gare sono ancora tutte ferme, vediamo come la Tari quest'anno è stata approvata in tutti i comuni senza avere in mano i piani economici finanziari, ma una mera tabellina calcolata da Atersir, e quindi i territori si trovano in difficoltà riguardo a queste scelte. Ci troviamo a scelte diverse riguardo a quello che riguardano il piano dei trasporti, dove in assemblea abbiamo già cominciato una prima parte di discussione, ma dove l'indirizzo per noi è quello di non fare e non cementificare nuove e grandi arterie, mentre lì dentro, nonostante qualche tentennamento iniziale, ancora ci sono. Abbiamo il piano aria, che ancora non è completamente implementata. Abbiamo detto dei tagli alla sanità, che nonostante nel DEF si citino dati positivi, nella realtà dei fatti andranno implementate. E abbiamo tutto da vedere ancora il discorso sul reddito di cittadinanza, sul quale avremo da discutere e sul quale, temo, abbiamo visioni differenti. Abbiamo il sostegno alle microimprese, che volevamo sostenere col microcredito, invece anche qui abbiamo già manifestato il nostro disappunto del fatto che abbiamo tagliato fuori le nuove microimprese, perché abbiamo messo una soglia temporale e una somma di fatturato. L'unico aspetto positivo che rilevo oggi è quello che presentiamo una risoluzione per introdurre all'interno del DEF degli indici nuovi, che non siano solo il PIL, che da tanti, anche da chi lo ideò a suo tempo, è ritenuto un indicatore non sufficiente. Gli indicatori e i numeri servono per darci una fotografia, uno spaccato della realtà. Se ci cristallizziamo solo su alcuni indicatori, ed usiamo sempre quelli, rischiamo di cristallizzare la nostra visione della realtà, e il PIL purtroppo in questi anni ci ha portato a questo: pensare ad una crescita indefinita e fissarci solo su quello, dimenticandosi invece che l'obiettivo della politica e dell'economia è quello di aumentare il benessere della società e non di aumentare un mero indicatore economico. Quindi proponiamo nella nostra risoluzione di introdurre degli indicatori alternativi. Ovviamente gli indicatori alternativi nella discussione fra gli economisti sono tanti e variegati. La Commissione Stiglitz in Francia ha fatto un'analisi molto approfondita e ne propone diversi. In Italia, anche qui nella nostra proposta, senza andare a fare una cosa troppo variegata, noi proponiamo quello che c'è, anche se anche questo ha dei limiti, che oggi è il BES, che è l'indicatore di benessere ecosostenibile, che racchiude tutta una serie di indicatori. Vedo con piacere che anche il PD accoglie la nostra proposta, ovviamente fa il suo ordine del giorno di copertura, va bene, e quello che trovo critico è che nel suo ordine del giorno indica solo le cose positive. Il BES ci dà anche delle indicazioni di cose critiche, secondo noi vanno sottolineate anche queste, perché la politica poi su questo deve intervenire. E le cose critiche che ritroviamo sono ad esempio il rischio alluvioni, siamo fra i più alti, il primato dei furti in abitazione, quindi sulla sicurezza,
e erosione dello spazio rurale, e questo è molto importante in vista della legge 20, e la dispersione urbana. Ci sottolineate nel vostro quadro a tinte rosa e azzurre il fatto che siamo secondi, anzi agli ultimi posti dei siti contaminati secondo il BES. Ecco, questo è uno dei limiti del BES, che tutti i dati in realtà non sono ancora aggiornati e non sono ancora sempre tutti una fotografia della realtà, perché appunto per quanto riguarda i siti contaminati ne vengono indicati 25, e questo non è vero proprio perché nel 2015 i poveri tecnici dell'Istat non hanno trovato i dati della regione Emilia-Romagna, proprio perché ancora la regione Emilia-Romagna, e questo lo indicate nel DEF, non ha il piano delle bonifiche dei siti contaminati. I siti contaminati, se andate sul database dell'ARPA, che ancora non è quel programma, sono circa 300-400. Quindi non è tutto rose e fiori, come ci dite. Accogliamo comunque positivamente il fatto che su alcune proposte ci seguite. Grazie.